Rising Team. Grazie all'acquisizione della Fiat 500 da parte del Museo di Arte Moderna di New York, il MoMA, il brand Fiat si è aggiudicato uno dei premi del Corporate Art Award 2017. Attraverso questa iniziativa, infatti, l'auto più amata nella storia del marchio Fiat, l'icona che ha motorizzato gli italiani, l'ambasciatrice del bel paese del mondo e icona della creatività italiana, è diventata un'autentica opera d'arte moderna e di respiro globale. Nati lo scorso anno con l'obiettivo di aumentare la visibilità, il riconoscimento e la reputazione di progetti che collegano il mondo del business al mondo dell'arte, i prestigiosi Corporate Art Awards sono organizzati in collaborazione con Louis Business School e il supporto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, oltre al sostegno di Confindustria, ABI, Musei Impresa e del Ministero degli Esteri. L'edizione di quest'anno, che si è conclusa il 21 novembre scorso nella capitale con la cerimonia di premiazione presso la Sala Spadolini del Collegio Romano, ha replicato il successo internazionale del 2016. Vi hanno partecipato ben 80 aziende provenienti da 18 paesi di tutto il mondo. Una dimensione globale, quindi, che ben si addice a quella della Fiat 500. Basti pensare che oltre l'80% delle vendite si registrano al di fuori dell'Italia e la vettura è prima in Europa nel suo segmento, prima in 9 paesi europei e sul podio in altri 7. Olivier François, Head of Fiat Brand e Chief Marketing Officer FCA, a margine dell'udienza privata con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato: «Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento, un segno tangibile di quanto Fiat 500 rappresenti non solo un capolavoro industriale che ha attraversato 60 anni di storia, ma un vero e proprio simbolo della creatività italiana entrato nell'immaginario collettivo. E il suo viaggio continua oggi con sempre maggiore vigore e consapevolezza del proprio ruolo di ambasciatrice del Made in Italy nel mondo». L'autorevole Corporate Art Award 2017 è un ulteriore riconoscimento al Cinquino a 60 anni dalla sua nascita. E l'acquisizione da parte della Galleria Permanente del Museo di Arte Moderna di New York ne ha sancito il carattere iconico e globale della vettura. Un vero e proprio tributo al suo stile intramontabile. Tutti conoscono il suo simpatico musetto con baffi cromati e fari rotondi, che ha ispirato artisti di tutto il mondo che l'hanno reinterpretata nelle loro opere. In particolare, l'esemplare acquistato dal MoMA è una 500 serie F, la 500 più popolare di sempre, prodotta dal 1965 al 1972. Se si sommano le 500 F alle altre versioni, Sport, D, L ed R della prima generazione, si arriva ad oltre 4 milioni di esemplari prodotti dal 1957 al 1975. Un'auto di successo, quindi, che nel 2007 ha visto la nascita della nuova generazione. L'attuale 500, proprio come la progenitrice, si è subito dimostrata altrettanto vincente, se si pensa che in soli 10 anni ha già conquistato 2 milioni di clienti, oltre a fare incetta di premi, tra i quali il Car of the Year e il Compasso d'Oro.